Un gran bel vieste stende il volenteroso Garatina, che nulla ha potuto contro la furia dei garganici, assettati di punti e che sembra abbiano ritrovato la giusta via. La coppia d'attacco con Pierchio Trigiani dà spettacolo e lezioni di calcio, spegnendo ogni velleità degli avversari di turno, giunti sul Gargano dal lontano Salento con la speranza di agguantare almeno il pareggio. Ma i padroni di casa non concedono nulla, riuscendo a sfondare il muro difensivo con una perenne difesa a 5 eretto dal Galatina. La partita non offre grandi emozioni nei primi 20 minuti di gioco. Si comincia a fare sul serio dal 23esimo, quando, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, i viestani tentano la via del gol con Soria, che però manda ben oltre la traversa. Reagiscono gli ospiti un minuto dopo con una sforbiciata di Rizzo che non inquadra lo specchio della porta. Ma è nel corso del 26esimo che si infiamma il match, con la rete del vantaggio del Vieste sigla dal bomber Trigiani, magistralmente lanciato in profondità da uno scatenato con Pierchio, preciso il pallonetto d'esterno destro dell'attaccante del Vieste, che colpisce all'interno del secondo palo, terminando poi in fondo al sacco. Un gol da manuale del calcio, frutto della consolidata intesa tra Compierchio e Trigiani, giocatori di punta del Vieste. Il Galatina accusa il brutto colpo e tenta di reagire con un calcio di punizione di Pavon diretto in rete, che non coglie di sorpresa però il portierone del Vieste, Rocco Tucci, vera saracinesca della porta garganica. Disperatamente il Galatina tenta di pizzicare al 32esimo la difesa garganica con una conclusione di Gonzales che Tucci blocca in due tempi. Nel corso del 39esimo il Vieste sfiora per un pelo il raddoppio in seguito ad altra azione da manuale del calcio. Un devastante Compierchio in becca dalla destra Trigiani, il quale di collo pieno è lesto a sparare un bolide che si stampa letteralmente sul palo lontano a portiere battuto. Un'azione da rivedere più volte per la sua bellezza. Il primo tempo non offre altre particolari emozioni. La ripresa comincia ancora con il Vieste sugli scudi e le performance di Compierchio, il quale già dal primo minuto riparte in velocità sorprendendo la difesa ospite, ma non trova però l'attimo giusto facendosi anticipare dal portiere Esposito. Nel corso del settimo Vieste di nuovo vicino al gol. Su rimessa laterale lunga di Sollitto, Brianese sprizza di testa, costringendo Esposito a deviare alla meglio in calcio d'angolo. Ma il raddoppio è vicino. Arriva all'11esimo quando Albano si libera di due difensori e dalla sinistra serve Brianese, che ben appostato in area piccola sorprende il portiere del Galatina completamente spiazzato. Un 2-0 che esalta il Vieste e manda in crisi profonda gli ospiti, che tentano una reazione al 13esimo con il subentrato Melissano, ma un portentoso Tucci si supera a difesa della sua porta. Il Vieste non demorde affatto e al 20esimo cala il tris. Su servizio di Trigiani, l'argentino Brianese si lancia in profondità sulla fascia di destra per poi servire al centro Albano, lesto ad insaccare in perfetta sincronia. Grande esultanza per i giocatori viestani che continuano imperterriti a macinare metri e a confezionare belle azioni, come quella al 31esimo quando, su assist ancora di Brianese dalla sinistra, De Vita, che nel frattempo aveva sostituito Compierchio, manca di poco l'appuntamento con il gol a pochi metri dalla porta. Il Galatina cerca almeno il gol della bandiera e ci prova al 45esimo con De Giorgi, ma ancora una volta l'opposizione di Tucci è determinante. Dopo 5 minuti di recupero, il triplice fischio del signor Spina decreta il successo casalingo dell'Atletico Vieste, un successo molto ma molto meritato, un Vieste che conquista 3 punti per santi ai fini della salvezza e può guardare con più serenità la classifica sempre più in alto.